Siamo con l'azienda vinicola Parasfos, ho usato giusto? Parasfos, sì. Al quali... secondo colpo sì. Il primo era in prova. Quali vini avete portato? Abbiamo portato un Sauvignon più fresco, sempre un 2015, il Pinot Grigio 2015 e il Tokaj 2013 come bianchi. Come rossi ha portato mio figlio, vedo, un Merlot 2010. Come li preparate? Vinificazione. Vinificazione, tutti i vini fuorché del Sauvignon, in questa annata che come macerazione ha avuto un giorno o due, tutto il resto dei vini restano a fermentare sulle bucce, dipende dall'annata, vanno dai 3-4 giorni del Tokaj e 15-20 giorni del Pinot Grigio, a una tipologia del vino che facciamo in Napoli che fa 8 mesi di macerazione. Stasera non c'è. Allora, l'azienda vinicola Parasfos è abbinata a delle pietanze che vengono preparate da un laboratorio artigianale. Cosa preparate? Noi prepariamo tutto, molto, tutto fresco, tutto di stagione, tutto senza glutine, perché è un laboratorio certificato senza glutine, e molto attento a tutte le altre intolleranze, quindi è tutto. In questo caso io ho proposto tutte pietanze vegan, in modo da accontentare tutti i palati. Va di moda il vegano adesso? Sì. Tanta richiesta. Sì, ma noi siamo fortunati in Italia, abbiamo delle verdure meravigliose. Allora siamo già a posto con questo. E coi bianchi, coi rossi, con cosa avete deciso? Con le parmigianine destrutturate, le hanno abbinate con il Not, che è il macerato bianco, e invece il riso basmati e venere è stato abbinato con un rosso.